Mio padre è sopravvissuto 25 anni alla morte di mia madre. Erano una coppia molto affiatata. E quando mia madre morì a soli 59 anni per un cancro, lui era disperato. Passarono molti anni prima di risposarsi, ma ciò nonostante lui ricordava costantemente la mamma. Diceva di non credere alla vita dopo la morte e quando mi confidava che in certi momenti sentiva chiaramente la voce di mia madre che gli sussurrava all'orecchio. Io dolcemente gli chiedevo come potesse dubitare del fatto che lei fosse ancora tra noi. Alla sua morte io avevo intrapreso un cammino spirituale tramite la metafonia. E mia mamma ed il mio angelo custode mi avevano spesso inviato messaggi e aiuto, senza contare che dopo 39 anni ancora sento che lei mi accarezza. Ma veniamo al dunque. Mio padre venne chiuso in ospizio dalla mia matrigna, dopo un ictus che lo aveva immobilizzato a letto. Ma in quell'ospizio resterà soltanto un mese, perché una broncopolmonite lo porta in ospedale. La sera prima della sua morte chiesi di poter restare con lui, ma il personale medico me lo impedì perché a detta loro non era necessario. Malvolentieri me ne tornai a casa a piedi. C'era stata un'insolita nevicata e fra me e me pensavo che avevo potuto salutare mio padre a malapena, in quanto non era totalmente in sé. Sapevo però che aveva una grande paura della morte e col cuore cercavo di parlargli e gli ripetevo di stare tranquillo e che se fosse accaduto avrebbe ritrovato il suo amore. Quella notte mi addormentai di sasso, di colpo, e feci un sogno strano. Mio padre sedeva con la sua vestaglia da camera in una casa buia e fredda. Io ero con lui e percepivo la sua paura. Quella casa era senza finestre, tranne una porta finestra che conduceva ad un piccolo terrazzo. Mio padre voleva andarsene da lì. Piagnucolava e si lamentava perché non vedeva porte da cui uscire. Dopo aver constatato che aveva ragione, presi la decisione di uscire sul balcone e lui mi seguì spaventato. A quel punto gli dissi con voce ferma che non c'era alternativa se non quella di scendere dal terrazzo, che era al terzo piano. Faticai non poco a convincerlo, lo aiutai a scavalcare e dandoci la mano scendemmo sorprendentemente, come levitando, fino al piano terra. E lì mio padre si trasformò, era ringiovanito e sorridente mi disse: "Oddio, che facile che era!" A quel punto di colpo mi svegliai e istintivamente guardai l'orologio. Erano le 6 di mattina e in cuor mio avevo già compreso cosa era successo. Mi chiamarono dall'ospedale alle 7 e mi dissero di andare, ma con calma. C'era la neve. Chiamai mio fratello e arrivammo in ospedale alle 7:30, ma il corpo di mio padre era già coperto. Una signora che assisteva il marito sul letto accanto, colpita dal nostro dolore e che era rimasta lì tutta la notte, mi disse che mio padre non aveva sofferto e che alle 6 in punto lo aveva visto spirare, reclinando la testa, esattamente dopo il nostro volo dal terrazzo. A quel punto capii e piansi dalla gioia perché avevo accompagnato il mio papà oltre il velo e ancora adesso, quando ci penso, mi commuovo. Da allora, spesso mi sento abbracciare e baciare da lui e sono certa che si sia riunito al suo grande amore, la mamma. E questo video si conclude qui, ma fammi sapere cosa ne pensi di questa triste e dolce storia. Ti aspetto nei commenti. Ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale, puoi farlo condividendo i miei video, lasciandomi un like
o iscrivendoti, te ne sarai davvero molto grata e potrò continuare a cercare storie e fatti per te. Ma in ogni caso spero di rivederti molto presto nel prossimo video.